C'è una cosa che mi dà sempre un sacco di fastidio e dobbiamo parlarne. Io odio chi distrugge la lingua italiana con gli inglesismi. Ragazzi, che odio, che odio. Mi sono stunnato, mi ha stunnato da stunning, stordire. L'ho killato, quindi l'ho ucciso. Ho refreshato, puoi dire aggiornato. Sì, che nella nostra lingua italiana sono arrivati moltissimi inglesismi giustificati dai nuovi media, cioè il file del computer si potrebbe chiamare foglio, ma file, vabbè. Però poi si arriva all'esagerazione, cioè mi dà fastidio perché gli americani non prendono in prestito le nostre cose, le fanno loro, le italianizzazioni. Cioè, I need a break, lo dicono, che cazzo ne so, I need a break pausa, a pause break, ma che cazzo, no, e noi lo facciamo, sembriamo dei rincoglioniti, prendiamo i loro termini e li facciamo nostri male, perché usare il termine killare, stunnare, ma ci sono tantissimi esempi, avevo fatto pure uno screen, mo ve lo cerco, di una cosa che avevo letto che era un capolavoro di schifo, era assurdo, quindi vedo se la trovo, aspettate, datemi il tempo di cercare, ditemi la vostra nel frattempo, ma sì, l'ho trovata, è una persona di cui non, diciamo, non voglio fare il nome e ve la faccio vedere. Guarda, non voglio cambiare argomento, ma onestamente io gli inglesismi li ho rivalutati dopo aver scoperto l'esistenza dello schwa. Almeno gli anglicismi, sì, non distruggono l'italiano in maniera strutturale. Ma ascolta, questo discorso che fai te è come dire: sì, c'è di peggio, quindi tutto sommato me lo faccio piacere, quella roba lì. Aspetta che riattivo qui la situazione. C'è di peggio, quindi mi faccio piacere. Oddio, sto crepando! Sì. C'è di peggio, quindi mi faccio piacere questa situazione qua. Il discorso è questo. Sì, c'è di peggio, quindi dici cullati tranquillamente di questa cosa e alla fine dovrei postare sta live a Salvini, mi ricorda una vecchia lamentela del capitano. No, io non voglio, ecco, vedi, poi mi dicono sempre questa cosa che hai detto te ogni volta che mi lamento, no? Ah, va bene, il duce, guarda, sì, si atteggia come se fosse quella figura lì storica di estrema destra. No, ragazzi, per carità, assolutamente, è bellissimo il mondo, diciamo come adesso da questo punto di vista, siamo più propensi all'integrazione, in teoria c'è meno discriminazione ed è bellissimo, ma si parla di italiano, solo di lingua, e io credo che sia bello preservare la lingua italiana, che poi oggi nessuno conosce realmente. Dobbiamo prendere in prestito le cose dagli inglesi sporcando la nostra lingua. Ma dici, ma loro l'hanno fatto con altri termini di altre popolazioni, ma loro sono nati ieri, cioè hanno una storia, sono nati nel 1800 praticamente gli americani, e sono già loro di suo un insieme di popolazioni, perché i nativi d'America sono scurissimi. Basta, usiamo il termine computatore invece di computer e no, ma vedi, non è quello, perché prendere un termine inglese e usarlo, ok, cioè, che ne so, una cosa nella cultura americana, lo skateboard, l'hanno portato in Italia, allora skateboard, chiamiamolo skateboard, ci sta, perché quello è il nome, garage è francese, usiamo garage, ma usare una cosa inglese e mischiarla all'italiano, cioè o dici uccidere o dici killing, ma dire killare, o dici mi sento stordito o dici stunning, ma dire stunnato fa cacare, è un ibrido bruttissimo, e ci sono tantissimi termini così. Faccio l'esempio di una tizia che ha scritto sto commento, prendo un pezzo, è tutto mega reale, però cioè mi fa ridere che è iper relatable, e il fatto che molti pensano sta roba non è mai stata detta prima è proprio indice che nessuno parla di relationship con le sue altre relationship, cioè tipo che nessuno sa che tu ti sei sentito, ma ok, but the shame is on you. Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? O è italiano o è inglese? Perché devi dire shame on you? Vabbè, che tu, che lo so, la vergogna è con te, per dire.
è brutto da dire, ma non lo so, ragazzi. Sul gioco online li uso pure io. Dico i termini in inglese. E infatti è nata lì sta cosa. PS, sono della tua stessa idea. Italiano è bello così e sarebbe bello non sporcarlo con termini di me. Esatto. Sì, ma no, ma perché. Cioè, ci sta a usarli magari nel contesto del gaming. Però poi vedo gente che anche nella vita di tutti i giorni, in un commento Facebook, scrive così. E scrivere così fa paura, ragazzi. Fa paura. E. Tra 10 anni come cazzo parleremo? Come parlerei? Io, boh. Quindi non approvo questa cosa perché credo che bisogna trovare un equilibrio. E poi voglio dire, sai, un conto è che tu 26enne, ventenne, trentenne parli così, ma poi arriva magari il ragazzino che ci nasce sentendoti parlare così. E saprà più questo ibrido che l'italiano, conoscerà più questo ibrido che l'italiano. Dice, ma non ci sono le scuole? Sì, certo, ci sono, insegneranno l'italiano. Però, boh, io ai miei tempi, quando io ero alle medie, la gente che scriveva in quel modo, con il perché, con la K, però con la X, poi anche nei temi di italiano scriveva così, roba da ricreare God of War su di loro, cioè le craniate, aprirgli lo sterno, così. Capito su MSN di 15 anni fa, e c'è gente che io l'ho vista crescere alla mia età, della fascia più ignorante ovviamente, quelli che proprio erano già stupidi prima, sono rimasti stupidi adesso, e ancora scrivono così. Io gli vorrei dire, ma c'hai 30 anni, hai fatto un figlio. Ma perché faccia di merda? Perché? Ma impara l'italiano. Tutti perfettini con l'italiano. Non è che tutti perfettini! È la tua lingua nativa. Parleremo con tutti così. Hi, hi, a tutti, how state? Spero well. Sì, bravo esperto.